Ehi, ciao e benvenuto nel mio nuovo video. Se ti interessa sapere che faccio, ti basta schiacciare in descrizione il link del mio profilo Instagram e schiacciare il tasto segui, da blu deve diventare bianco. Un altro modo per supportare in modo gratuito il canale è quello di schiacciare il pollicione in su e il tasto iscriviti. Che aspetti? È gratis. Buona visione. Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video di questa fantastica serie, ragazzi. Lo scorso video è andato abbastanza bene, quindi vi consiglio di andarvelo a recuperare. E oggi andremo a trattare altre 4 skin e un altro brawler concept. Iniziamo subito dalla prima skin. Surfboard Poco, bellissima skin, ragazzi, sempre fatta da Jedi Core. Come vedete, classico Poccio con la pelle gialla, diciamo truccato. In versione Poccio Carnevale, se si può dire, tipo versione Piper Cavalera. Queste ghirlande rose bianche, questo alternarsi di rose e bianco rimane da molto a colori freschi che rimandano all'estate. Questa tavolozza con scritto Poco azzurra, molto molto carina. Questi pantaloncini rossi e bianchi che rimandano, diciamo, a un bagnino, se si può definire così. Questo cappello di paglia, molto molto bello. Poccio che sta parlando con Jessie da spiaggia. Se notate a destra, appunto, quella skin lì è proprio Jessie da spiaggia. Skin molto molto carina che secondo me, se dovesse uscire nel gioco, costerebbe sugli 80 gemme. Direi di passare subito alla seconda skin. Andiamo molto molto rapidi e veloci. Shark Crew Bow, ragazzi. Shark Crew Bow. Classico bow con questa testa da squalo in testa. E questo portafrecce con lo squalo. Le frecce sinceramente non capisco se sono in versione squalo, penso che siano le classiche frecce di Bo. L'arco in versione grigio, azzurro, comunque tutti i soliti colori, quindi un azzurrino, un giallo, un grigetto, carina. Questo giacchettino anche che rimanda alla pelle dello squalo, ai denti dello squalo, questo blu con questa tonalità bianca in contrasto. Molto molto bello, secondo me dovesse uscire nel gioco costerebbe anche questo sulle 80 gemme, penso proprio di sì. Terza skin del giorno, Vacation Bibi. Skin veramente stupenda, l'idea è veramente veramente bellissima. Skin di Bibi ha molte skin nel gioco. Quindi dopo la Bibi eroica e molto probabilmente anche la Bibi che arriverà, la Zombie Bibi, con il contest vinto da quel ragazzo là che ha partecipato al Supercell Make, arriva questa nuova skin che è solamente un concept, che però potrebbe starci in tema estate. Abbiamo questa BB che colpisce questo cocomero, questa anguria che si spezza appunto dopo essere stata colpita dalla mazza di BB. Abbiamo colori predominanti, colori che caratterizzano l'Italia, quindi un verde, bianco, rosso, ma che caratterizzano in realtà l'anguria. Quindi il rosso della polpa, il verde del guscio e poi quel bianco che si interpone tra il rosso e il verde. Occhiali molto, molto carini, stile nuvoletta, colori che variano dall'azzurro al rosa. Il color skin, quindi la pelle bianca, quasi se si dovesse ancora abbronzare. Si nota un piccolo dettaglio, quella maglietta forse a rete sotto questo giacchettino che si trova. E il braccialetto con un emoji cattiva. La mazza è arancione, arancione di legno, molto molto bella. Skin che se dovesse uscire penso che costerebbe sulle 150 gemme, perché è in stile BB, anche se manca la bolla da masticare, che si nota dal ciondolino che invece ha là sotto. Quindi una bolla da masticare che sarebbe nera rossa. Skin molto molto carina, secondo me sulle 150 gemme le vale tutte. Ultima skin di oggi, molto bella, Backstreet Penny. Queste skin, ragazzi, Jedi Core è veramente veramente bravo, un grafico molto molto bravo. Skin di Penny, anche questa in stile, questa qua stile Backstreet, quindi stile Tela Street Ninja per farvi capire. Questa qua in stile graffiti, quindi abbiamo questa Penny che spara dal mortaio, penso che spari queste bombe di colore. Abbiamo sulla mano destra la bomboletta aperta di colore azzurro e sulla bomboletta sinistra lo sparacolore, diciamo. Infine, l'ultimo dettaglio da notare è ancora questo cappellino nero con questo teschio giallo, la felpa naturalmente che rappresenta i graffiti boy,
E niente, questa qua era la skin. Passando invece al brawler, diciamo che dobbiamo fare alcune distinzioni. Passando al brawler, abbiamo sicuramente questo brawler cromatico chiamato Jaws, ragazzi, si chiama Jaws, ed è molto molto carino perché Jaws, che cos'è? È un heavy weight who can burrow underground. Ricorda molto Crow a primo impatto, il Crow grigio, ma in realtà è uno squalo. E praticamente cosa può fare? Può scavare sottoterra, ragazzi. Scavare sottoterra, quindi un brawler che va sottoterra, tipo una specie di talpa. Ma andiamo a leggere bene la sua descrizione, così conosciamo meglio questo Jaws. Jaws è un anthropomorphic land shark, quindi uno squalo da terra, diciamo, che è il leader of an enemy biker gang of Skrulls. Quindi è il leader di questa banda che va contro la gang di Crow, in pratica, per farvi capire. Ed è anche un brawler che ha molto molto appetito. Praticamente cosa fa? Salta verso i nemici da attaccare quando attacca, quindi jumpa sottoterra e poi risalta fuori addosso ai nemici da attaccare, e la sua super dà a lui l'abilità di scavare sottoterra e non lasciare niente di sé, a parte la sua spina che gli esce fuori, la sua pinna, la pinna caratteristica degli squali. Quindi lui praticamente jumpa addosso ai nemici, gli fa danno e poi attraverso la sua ulti riesce a scappare senza prendere danno. Vi immaginate un brawler del genere, tipo stile minatore di Clash Royale? Sarebbe fantastico, ragazzi. Speriamo che prima o poi lo mettano nel gioco, perché secondo me potrebbe essere la rivoluzione e sicuramente entrare direttamente nel meta e distruggere tutti i brawler. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale per supportare la serie, condividetela con i vostri amici per far sapere anche loro di questo fantastico canale. Noi ci vediamo sempre nel video di domani. Bella a tutti, ragazzi!